Buongiorno a tutti. In questo video, che non vuole essere un video in cui parlo di religione, volevo invitare a una riflessione. Tutti sappiamo che è possibile ammalarci, già ho fatto dei video in precedenza. Quando ci si ammala di cancro, la diagnosi giunge all'improvviso. In quei casi, come ho già accennato, spesso ci si affida alle cure mediche, chirurgia, chemioterapia, radioterapia, ma la malattia può arrivare all'improvviso per tutti, cioè non c'è distinzione. In quel caso, come nel verso biblico, però nella Bibbia si riferisce all'Apocalisse, verrò come un ladro nella notte, in questo caso si riferisce alla malattia che può colpire purtroppo in questo sistema di cose chiunque. Quando viene la malattia, come ho già accennato, il modo di vedere le cose cambia, il tempo rallenta, non è più possibile fare spesso le stesse cose che si facevamo prima. In quel caso spesso ci si affida ai medici, si crede che i medici possano tutto, ma i medici non possono tutto. Anche la cosiddetta chemioterapia, oltre ad essere un veleno, come ho già accennato, è spesso solo un palliativo, cioè non può fermare realmente il tumore o le metastasi. In quel caso quindi che cosa rimane? In quel caso, e quello voglio dire chiaramente, a parte la terapia di Bella, che comunque è sempre un tentativo, si parla sempre di tentativi umani, in quel caso l'unica speranza è affidarsi a Dio, perché nessuna medicina è migliore della preghiera. Quando ci si affida a Dio, si mette la propria vita nelle mani di colui che ci ha creati. Quindi, quando giunge la diagnosi di tumore, il mondo crolla davanti. Spesso chi è colpito da questa malattia non è solo la persona stessa, ma è, diciamo, anche la famiglia a risentirne. Quindi ci si ritrova in un vortice, in un caos da cui non si può uscire. Per chi è ateo, e non ha fede, è una situazione peggiore, da affrontare, perché deve fare conto soltanto sulle proprie forze. Spesso queste forze vengono a mancare. Ma la fede in quei momenti può aiutare, quindi la preghiera diventa una medicina sia a livello mentale che fisico. Non dico che pregando si guarisce, perché qua non sto facendo pubblicità di qualche santone o di qualche, ma dico che Dio può aiutare. La preghiera comunque non va rivolta a Santa Caterina, a Padre Pio, alla Madonna, ma va rivolta direttamente a Dio, nel nome del suo amato figlio Gesù Cristo. Chi riceve questa diagnosi, quindi ancora prima di fare ricorso a chemioterapia, radioterapia, apra la Bibbia e legga la Bibbia e si rivolga direttamente a Dio. Dio lo ascolterà e in alcuni casi può anche guarirlo o comunque può alleviare le sofferenze. Quindi in caso di tumore, se riceveste questa diagnosi debilitante, terribile, prima di affidarvi alle terapie ufficiali, aprite la Bibbia e pregate a Dio, perché spesso è la soluzione migliore. E in questo breve video quindi continuo a ribadire che la preghiera in caso di cancro è la migliore medicina, la preghiera con fede sincera rivolta a Dio, indipendentemente dalla fede a cui appartenete. Con questo è tutto, vi saluto.